Buongiorno, spesso mi chiedono informazioni sull'immobilità articolare. Nel caso della nostra disciplina sportiva, che si chiama Ghiri Sport, Kettlebell Lifting, oggi mi ha chiesto un ragazzo, conosciuto in italiano, bravo giovane ragazzo, Johnny, sull'immobilità articolare. Come mai qualcuno vedo filmati, braccia estese sopra la testa e quasi storte per incastro? Sì, questo è dovuto. Queste differenze dovute dalla fisiologia. Comunque qualcuno nasce con una mobilità normale, perfetta, qualcuno proprio esagerata e qualcuno proprio mancanza di mobilità. Esempio, ci sono giovani ragazzi che braccia piegate. Allora, perché queste differenze? Differenze, come già spiegato, dalla nascita, ma si può migliorare queste condizioni. Perciò adesso faccio vedere gli esercizi, quelli per la nostra disciplina sportiva, che gli sport possono essere utili per migliorare. Primo esercizio più semplice è appoggiamo il braccio, eccolo, palmo contro il muro, prendo il mio polso, diciamo la mia mano, il dorso per mano, sopra il gomito e leggermente insieme col corpo spingo verso il muro, eccolo, in questa posizione. Cerco di spingere nel modo graduale, che non dovete farsi male e anzi distendere o rompere il braccio, stare attenti. Allora, posizione questa soprattutto per inizio, 15-20 secondi. Poi gradualmente il tempo passa, sempre a fare questi movimenti si può allungare fino a 90 secondi. Un braccio, per esempio passo questo tempo, l'altro braccio, applicare per 2-3 serie. E questo è il primo esercizio, è molto semplice. Secondo esercizio, un pochino più complicato, noi dobbiamo avere un appoggio del braccio, gomito, ma non proprio gomito, leggermente sopra verso il collegamento del capo mediano del tricipite. Allora, ad esempio, prendo un T-power, prendo un disco, un filo di taglio dentro, un disco da 5 kg, appoggio e mi rilasso. Allora, aperto il polso, vuol dire che allunga tutti i tendini, le dita aperte, perciò, oltre a questo del migliorato, perciò, perché è anche dovuto del piegamento di quel braccio naturale al quello dell'accorciamento del tendine, perciò noi dobbiamo allungare questi tendini. Anche in questa posizione posso stare per 20 secondi, poi pian piano gradualmente anche di più. Ok? Stessa cosa cambiandoci braccia per qualche serie. Ma non è finita qui, non basta solo spingere il gomito per migliorare questa mobilità. Dobbiamo lavorare sull'estensione del tendine con il braccio, perciò un esercizio molto molto bello e soprattutto atleti che fanno lo strappo esercizio, snatch, inglese, spesso accorciamento muscolare dipende dal tendine, perciò esempio quando noi facciamo strappo e limitiamo, arriva acido lattico, non va più, noi dobbiamo elasticizzare questo tendine e allungare, cioè questo esercizio è molto molto efficace. Allora, mi metto perpendicolare più o meno a 90 gradi, appoggio contro il muro, dita aperte, ok? Verso il largo, pollice in su, spalla non sollevata, spalla abbassata, rilassata e sentite il dolore del tendine, braccio disteso e in questa posizione, anche lì vi migliora per stendere il braccio, oltre a questo che è un aiuto a stabilizzare bene dopo perché il tendine diventa molto più elastico. Questa posizione, stare anche lì da 30 secondi fino a un minuto e mezzo per ogni braccio per qualche serie, ok? E è l'ultimo esercizio che vi faccio in breve, perché in realtà possono essere ancora tanto di più, però basterà per l'inizio quelli. Portare braccia contro il muro, avere un leggero appoggio e semplicemente ruotare scapole, vedete, lavora articolazione del polso, del gomito, della spalla e soprattutto a scapola. Questi movimenti, mani non si muovono contro il muro, questa è una rotazione che vi permette di utilizzare bene le vostre articolazioni. Eccolo qui, buon allenamento a tutti e saluti a Johnny. Vai!